passione per la montagna era più grande di lui già da piccolo. Ha preso la corda del bucato della mamma, aveva 17 anni, ha scalato il Bafila. Di cosa vuole parlare? Della guerra. Non gli hai mai detto? Ho già detto di no. Venerdì 22 settembre 2023, presso la palestra comunale di Segusino, è stato presentato il film Gino Soldà, una vita straordinaria. Il film, prodotto da Cineblend, oltre a parlare del famoso alpinista Gino Soldà, del quale vi abbiamo raccontato nello speciale curato da Valdo TV nel giugno 2021, ha la particolarità di essere stato girato per alcune scene proprio a Segusino. Tutti mi credevano un uomo libero e fortunato. Ma ero solo un giovane con la passione per la montagna che si trovava imprigionato. Giorgia Lorenzato e Emmanuel Zarpellon, i registi di questo film. Dal punto di vista umano, qual è il più grande valore che secondo te correla una storia, un luogo che non è appartenuto a Gino Soldà, comunque a questa figura, e perché lo avete scelto? Allora, che lega Gino Soldà a questo posto particolare che lui, come hai detto tu, non ha vissuto, è stato il fatto che lui amava il contatto con la natura, e in tutto il suo periodo che ha vissuto, soprattutto nel periodo partigiano, lui l'ha vissuto in luoghi che ci facevano ricordare questi posti. Lui così li descriveva, quindi queste case con le facciate con le pietraie, questi fienili, queste radure che c'erano di qua e di là. Quindi quando dovevamo cercare qualcosa che raccontasse questo periodo, abbiamo cercato quello. E poi ci è sempre stata descritta la semplicità della sua casa, ovviamente non c'è più la casa di Gino per poter girare, e quindi cercavamo un posto che fosse rimasto fermo negli anni 80, che avesse questa atmosfera che arrivava da lontano, quindi con queste cucine economiche e via dicendo. Che poi tutti gli oggetti che avevamo portato invece sul set sono oggetti appartenuti realmente a Gino Soldà, che si sono perfettamente sposati, e alla fine la scenografia è venuta fuori da sola. Quindi è un po' come se Gino Soldà ci avesse portato qui attraverso i suoi racconti e attraverso quello che stavamo cercando per descrivere il suo ambiente. Il film, strutturato in due parti alterne, una narrativa e una di fiction, si distingue da altre produzioni su Gino Soldà proprio perché si concentra sul lato umano dell'alpinista. Descrivere soltanto l'impresa alpinistica di Soldà sarebbe stato scontato, perché sono note a tutti, affermano i registi e la produzione. Ma nessuno ha mai raccontato e fatto conoscere al pubblico quello che era l'uomo Gino Soldà e quello che era il suo lato umano, familiare e delle relazioni. Com'è stato presentarlo a Segusino, luogo dove anche ha preso proprio vita questa esperienza? Beh, per noi è stato un po' tornare a casa, perché in quelle settimane di ripresa, di set, ci siamo sentiti a casa, sia per l'accoglienza che abbiamo avuto, e poi i posti sono meravigliosi. Quindi è stato bello anche ritrovare nelle espressioni delle persone stupite che rivedono il proprio paese e lo rivedono sotto una luce nuova, no? La parte del film girata a Segusino è quella di fiction, che nell'estate 2021 ha visto diventare set di registrazione le località Stramare, Migliès e Rivagrassa, con gli attori Mario Zucca e Marina Tovez, i quali hanno vissuto a Segusino per alcune settimane durante le registrazioni. Marianna Toglio è produttrice con la casa Cineblend di questo film, una casa che ha sede in Veneto e che vuole rappresentare il Veneto. Allora, noi guardiamo sempre con un occhio di riguardo tutte quelle che sono le storie, le figure del Veneto. Abbiamo sempre deciso di portare avanti la promozione e la cultura del nostro territorio, quindi abbiamo sempre cercato nei nostri lavori che venisse rappresentata, e Gino Soldà è stata una bellissima scoperta, perché non conoscevamo assolutamente questa figura. Ci siamo capitati per caso durante un approfondimento su alcune figure che erano legate alla Seconda Guerra Mondiale, e da lì i registi in particolar modo si sono subito innamorati, mi hanno presentato questo protagonista, questa figura, e abbiamo deciso di portare in produzione Gino Soldà, una vita straordinaria.
La parte narrativa del film invece è stata affidata ad un altro attore protagonista, il famoso alpinista Simone Moro, ed è stata registrata nel comune di Recoaro Terme. A me una cosa che è sempre piaciuta di Gino era anche la sua capacità di dire no o di dire basta quando andava fatto. È riuscito a risolvere i problemi arrampicatori di alcune pareti, le più alte, le più grandi delle Dolomiti, inserendo questa difficoltà estrema. Mario Zucca e Marina Tovez, attori protagonisti non solo del film ma di Segusino, siete venuti a ritrovarci. Quali sono state le vostre impressioni di questa serata? Come trovate, o meglio ritrovate, Segusino? Beh, ritrovare Segusino è stata una gran fortuna. Tornare è stato come non essere mai andati via. Vedere questi posti, rivederli e dire ma sono stato qui ieri. La bellezza di questi posti è questo, che quando te ne vai ti rimangono per sempre nel cuore. Questo è, penso, sia una delle grandi fortune che ha questo paese, perché il lato umano, la Proloco, la sindaca, ma anche queste, come le vie, i ristoranti, l'aria, ecco l'aria. Tutto quello, appena siamo tornati col finestrino aperto, abbiamo fatto un respiro e detto siamo a casa. È la mattina dell'8 novembre 1989 e mio figlio e le mie nipotine stanno partendo per incontrare il tecnico della banda. Che cosa di Segusino ti piace di più, Marina? Ogni volta scopriamo dei borghi, uno più bello dell'altro, dove case antiche in pietra, la natura che fa degli spettacoli incredibili. A casa, per forza, perché noi abbiamo intanto la bellezza di rivedere con tutta la comunità il film che abbiamo girato proprio qui, fra Segusino, Stramare. E quando siamo venuti era la prima volta che il mondo si apriva di nuovo alla, se non alla normalità, dopo gli anni di buio del Covid, perlomeno ai primi spiragli di umanità. E quindi noi eravamo qui, tutta la troupe, a Segusino, a Stramare, eravamo soltanto noi, con questo sogno che ci accompagnava delle vite di Gino e Lena, la troupe e il calore di tutta la popolazione, per cui per noi è stata veramente un'esperienza straordinaria. Non è stato come girare un film normalmente, è stata un'esperienza eccezionale, grazie da un lato alla contingenza della prima apertura dopo il Covid e dall'altro alla grandissima simpatia di tutti, del calore di tutti e la bellezza del posto che non finisce mai di stupirmi. Si trova facilmente Segusino, si trova con Google, si arriva con il navigatore, ma non finisce mai di stupire. Mai. Numeroso il pubblico presente in sala per la prima segusinese, oltre 200 le persone presenti, le quali, dopo la proiezione del film, hanno potuto assistere ad un talk show con gli attori protagonisti Mario Zucca e Marina Tovez, i registi, la produzione e i protagonisti del dietro le quinte sul set a Segusino, come Marcello, il cuoco segusinese della troupe, e i proprietari della casa e della stalla dove è stato girato il film. Segusino, un angolo da scoprire anche per la realizzazione di un film, e finalmente questa sera lo abbiamo presentato con una sala piena, piena di persone. Sì, un angolo che è stato scoperto, direi, no? Scoperto per la prima volta anche dal mondo cinematografico, diciamo così, quindi non il solito turismo, ma una realtà diversa, un'esperienza nuova anche per noi, per la popolazione, per tutti coloro che sono stati in qualche modo coinvolti e che ci ha messo un po' alla prova, ma insomma mi sembra che la prova è stata per stavolta superata. Alla serata era presente anche la signora Michela Soldà, nipote di Gino Soldà. Com'è stata l'emozione di venire a Segusino a presentare un film che avete scelto di produrre anche in parte qui, oltre che in altre zone del Veneto?
Ci tenevamo tantissimo perché non siamo riusciti a inserire questa data con le scadenze della promozione, perché è dal 6 di febbraio che è in distribuzione in tutta Italia, però ci tenevamo veramente tanto a venire qui a Segusino per le persone, per tutto quello che abbiamo trovato, per l'immensa collaborazione e anche perché proprio abbiamo anche noi scoperto dei luoghi che però erano adattissimi al nostro film ed è stata veramente un'esperienza unica. La serata è stata organizzata dal Comune di Segusino e dalla Proloco in collaborazione con Valdo TV. Abbiamo portato sul palco questa sera delle persone anche proprio che hanno aiutato dal punto di vista logistico, dal punto di vista anche organizzativo, in maniera volontaria per la realizzazione di questo film. E una delle sorprese che sono uscite è non pensavo che questo luogo sarebbe apparso così e quindi abbiamo riflettuto sulla magia che c'è negli occhi di chi ci vede da fuori. Sì, questo è un po' tipico, no, dei nostri comuni, che dove ancora non c'è tanta abitudine al turismo, a vedersi con un occhio appunto esterno, a vedersi da fuori. E questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare tutti assieme per appunto per essere i primi a crederci, per poterci poi presentare a chi ci vuole venire a visitare. A fine serata CineBlend ha voluto presentare in anteprima a Segusino il nuovo lavoro di prossima uscita, che parla dei soccorritori e della tragedia della Marmolada. In cantiere, anzi in pieno svolgimento, un nuovo progetto che comunque è correlato a Gino Soldà per due motivi. Il primo è che riguarda anche le sue Dolomiti e in particolare la sua Marmolada e il secondo è che c'è una persona che fa da filo conduttore tra questo film e il prossimo. Sì, noi siamo stati stimolati, diciamo, dal documentario precedente perché ci ha portato a fare le riprese in parete una guida alpina, Paolo Dani, una persona straordinaria che faceva parte del soccorso alpino, ci ha parlato tanto del mondo dei soccorsi e quando abbiamo preso la notizia che era venuto a mancare il 3 luglio del 22 nella tragedia della Marmolada ci siamo a lungo interrogati su come poter rendergli omaggio e alla fine la maniera più giusta che ci è venuta in mente è proprio quella di raccontare il grande mondo dei soccorsi e la cosa straordinaria che hanno fatto in Marmolada, che è la regina delle Dolomiti che è ferita e in quel momento tutte le forze si sono strette per l'unico obiettivo di portare a casa queste persone. Non ci si abitua mai, cioè nonostante sono anni che si fa soccorso e sa che si è a contatto con tragedie, però non ci si abitua alla fine, poi si porta tutto a casa.